Bene, ciao ragazzi, volevo andare avanti con la seconda lezione di arpeggio. Seconda lezione di arpeggio dove farò l'arpeggio della famosissima canzone degli Animals, che è la casa, The House of the Rising Sun, o la casa del sole, la casa del sole, come era stata tradotta in italiano. Allora, l'arpeggio comincia. No, facciamo prima la sintesi degli accordi. La minore. Do. Re. Fa. Il fa lo faccio così, semplificato, guardate. Due barré, mini barré, due corde. Primo capotasto. Terzo capotasto. Secondo capotasto, scusate. Terza corda. Addirittura quattro corde, solo quattro corde, perché io andrò a suonare le quattro corde che mi interessano. Andrò a suonare le quattro corde che mi interessano. Quindi abbiamo detto, siamo arrivati al Fa, La minore, Do, Re, Fa, La minore, Do. Mi maggiore, se volete la settima, poi se ritorna la minore, Do, Re, Fa, La minore, Mi, La minore, Mi, e poi comincia di nuovo. Se volete cantarvela, ve la potete cantare, so perché, na na na. Na, 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 non ho le parole, non ho le parole, ma perché non vuole essere, come ho detto prima, un filmato sul canto. Se volete ve la potete cantare poi dopo. Se volete vi metto il testo della canzone, anzi vi metto lo spartito originale proprio degli Animals, con la tonalità originale. Gli Animals la facevano in fa maggiore addirittura. La facciamo, scusate, in re minore. Era difficilissima da fare. Noi l'abbiamo semplificata e l'abbiamo fatta in la minore. Quindi parto dalla quinta corda e faccio. Quinta corda. Quinta corda. Terza, seconda, prima. Allora, qui. Quinta, terza, seconda, prima, seconda e terza. Praticamente faccio la quinta corda, poi vado giù. Dun, 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 e torno su. Praticamente le suono tutte e tre, andare in giù, le suono tutte e tre di nuovo a tornare in su. Quindi il Do. Quinta corda, sempre con il Do. Quindi quinta corda e poi scendo giù. Terza, seconda, prima, prima, seconda, terza. Quindi scendo giù e torno di nuovo su. Ok? Re, suonerò la quarta. Quarta, terza, seconda, prima e torno di nuovo su. Quarta, terza, seconda, prima, seconda e terza. Qui perché non faccio questo fa, gran barré, faccio solo il fa piccolo, fa con il barré piccolo, perché vado a suonarmi la quarta che è un fa. E poi scendo giù, quarta, terza, seconda, prima, seconda, terza, di nuovo. Ok? Poi torno di nuovo in la minore. Do, mi andrò a fare o la sesta e terza, seconda, prima. Ah, la prima la suono una volta sola, scusate, eh. Terza, seconda, terza, o se no suono la quarta,
che è sempre comunque un Mi, quindi quarta, terza, seconda, prima, seconda, terza. Riparto. Poi riparto. Vedete che ogni tanto sbaglio anch'io, perché anch'io sono un umano e riesco anche a sbagliare ogni tanto. Meno male, sbaglio anch'io. Allora, io la faccio così. Seconda volta, la minore, do, re, fa, la minore, mi, la minore, mi, e ricomincia in loop sempre il solito giro, ok? Io penso di essere stato abbastanza esaustivo, se avete dei problemi chiedetemi di nuovo. Nelle spiegazioni mettetevi i vostri commenti se non avete capito, o comunque o se per caso mi sono anche spiegato male. Può anche capitare che mi sia spiegato male. Io spero che di essere stato molto esaustivo, di essere stato molto bravo nel spiegare le cose. Una cosa volevo chiedervi, sottoscrivete il mio canale, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per essere sempre avvisati quando pubblicherò un nuovo canale. Sopra metterò, se riesco, gli accordi, se la regia mi dà una mano metterò gli accordi mentre vanno, ok? E ringrazio tutti, ci vediamo al prossimo video, seconda, terza lezione magari di arpeggio, cercando un altro pezzo arpeggiato. Magari faremo una canzone un po' più conosciuta. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti e fatevi una buona chitarra e un buon divertimento.